Accanto al Pantarei, in attesa della gradevole apertura all'esterno, la gente si gode un piacevole sabato sera nel locale tutto in verticale. Ci siamo al Pantarei, buonasera Rocco. Ciao, da un bel po' che non ci vediamo. È vero, come va qui? Tutto bene. Intanto noi parlavamo che doveva essere una serata estiva, però voglio dire, nonostante la pioggia, i tavolini fuori li abbiamo ripresi, la gente è comunque seduta perché i portici sono un bellissimo scenario, e quindi comunque si sta bene, l'aria fresca. Infatti, nonostante volevamo fare un'inaugurazione con aria estiva, è venuto a piovere. Comunque, nonostante tutto, abbiamo serata fortunata, infatti. E no, alla fine poi comunque abbiamo i nostri portici che comunque proteggono le persone anche dalla pioggia, e abbiamo comunque fatto il nostro, e poi il locale interno, qua siamo in vertica, ormai ci conoscono tutti e quindi già sanno il nostro habitat, diciamo, naturale. Ma Rocco, per il menù di questa settimana che c'è in pentola? Allora, la settimana prossima iniziamo il menù di mare e facciamo sempre un tris antipasto primo e secondo, sempre a 15 euro a persona, e dove diamo una degustazione, un assaggio. E questa settimana cosa c'è? Abbiamo fatto un'insalata di polipo, abbiamo fatto una calamrata, zucchini e gamberi, e un secondo delle seppie con patate. Poi abbiamo le nostre carni, abbiamo le insalatissime, uno può fare una cena solo insalata, soprattutto in estate. Quindi comunque noi riusciamo a coprire i crostoni, abbiamo i fagottini. Però mirato nella settimana questo menù. Poi per abbiamo il nostro menù, che è una proposta che noi facciamo, che ogni settimana ci divertiamo con il nostro chef e proponiamo. E questa settimana abbiamo giustamente, ora in inverno abbiamo fatto meno di carne, in estate giustamente ci atteniamo alla stagione e proponiamo un po' di mare, sempre pesce fresco. Tra parentesi, io sono, mia moglie è di Cetara, quindi lo vado a prendere direttamente a Cetara. Direttamente fresco. C'è una porta franca, quindi sul mare. Sono sicura che venendo qui dovete per forza trovare il vino che a voi piace, la casa che volete, venite e scegliete. Difficilmente, perché ne abbiamo parecchi, però ci sta, il vino è un mondo molto ampio, quindi... Noi siamo a buon punto, ma non è che siamo proprio alla... Bianchi e rossi come li voglio. No, bianco e rossi, al di là del nostro locale invernale, nel senso che comunque siamo sempre qui pronti, con tavoli bassi, cuscini, verticale. In esterno abbiamo una esterna che io penso che non invidio a nessuno, perché non è una cosa costruita, ma è tutto naturale, perché è un portico, penso che non ha parole da descrivere, dove si sta bene. Se non ci fosse l'acqua stasera. Se non c'è l'acqua, infatti, si sta divinamente, si può anche tranquillamente trascorrere l'estate giù al Borgo Scacciavento. Ma poi voglio dire, il Pantarei è aperto anche per qualsiasi tipo di festa. Certo, siamo aperti, infatti avremo un paio di feste proprio in questa settimana di laurea, soprattutto due addi al nubilato, le donne si sposano. Noi facciamo più le donne che gli uomini, perché prediligono un po' il nostro locale. E tutto, e poi vabbè, diamo anche un link sul film, l'ultimo film che dovrà uscire, di Pasquale Falcone. Martedì gireranno qui una scena del loro ultimo film. Bene, si espandono in lungo e largo. No, ma loro ci hanno scelti, a noi è stato un immenso piacere, siamo onorati di ospitarli. Benissimo, e poi voglio dire, vi voglio ricordare anche che il Pantarei è aperto anche per cocktaileria, no? Sì, noi abbiamo anche una cocktaileria, abbiamo 300... etichette di cocktail, quindi dai nazionali e internazionali, poi aperitivi, facciamo anche un aperitivo. Fare un pit stop? Certo, siamo noi, locale a 360 gradi. Il numero telefono 089 44 33 52, l'info chiocciolapantarei.com, si può prenotare anche per dei preventivi per feste private sulla nostra email. Il nostro sito, che è stato aggiornato proprio a 360 gradi, proprio nella sua immagine, e viene sta ricevendo sempre notizie aggiornato, è www.pantarei.com. Borgo Scacciaventi, Cavate di Reni, dal Pantarei è tutto, come si dice, dal Pantarei è tutto. È tutto. Aspettiamo, alla prossima.